Hanno deciso di entrare in un locale per una birra e si sono salvati. Il racconto drammatico di tre giovani cosentini a Berlino, la vacanza che si è trasformata in incubo, le esplosioni, i soccorsi, la piazza militarizzata, in esclusiva nel nostro TG. Stava tornando a casa, ma è stato travolto e ucciso da un'auto a Catanzaro. A perdere la vita nell'incidente un 28enne, ennesima tragedia su Viale Magna Grecia. La procura ha disposto l'autopsia. Vibrata protesta dei cittadini di Nicotera nel Vibonese, da mesi lottano contro l'acqua sporca che esce dai rubinetti delle abitazioni. Ora basta, dicono, e chiedono l'intervento delle istituzioni. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano trasporto e il piano dei rifiuti, obiettivo zero discariche, intanto rispunta l'aeroporto di Sibari. 10 milioni di euro per l'assistenza alle persone svantaggiate, le somme impegnate dal Comune di Cosenza per il welfare pone la città al pari dell'Emilia-Romagna per le politiche sociali. Buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque erano i mercatini di Natale a Berlino poco prima che ieri sera un camion travolgesse la folla e facesse una strage. Il racconto di tre giovani cosentini che si sono salvati perché poco prima dell'attentato hanno deciso di entrare in un locale per una birra. La loro vacanza trasformata in un incubo, le esplosioni, i soccorsi, la piazza militarizzata, in esclusiva nel nostro TG. Sentiamo. Francesco Pezzi era a Berlino ieri insieme a suo fratello e ad un amico, pochi istanti prima che il tir guidato da un kamikaze si lanciasse a velocità sulla folla nella zona dei mercatini di Natale. Sono salvi solo grazie ad una birra e ad un hot dog che hanno deciso di consumare pochi istanti prima che avvenisse la tragedia. Siamo riusciti a contattarlo via Messenger ed ecco le sue parole. Noi eravamo lì fino a 5 minuti prima che succedesse tutto quello che avete visto e eravamo proprio lì nei mercatini, stavamo bevendo una birra e mangiando un hot dog proprio in quelle bancarelle. Poi per fortuna abbiamo deciso di spostarci in un altro pub vicino della zona, al che quando ci stavamo dirigendo verso questo pub abbiamo sentito dei forti rumori e poi abbiamo visto la polizia che andava su quel luogo e da lì abbiamo capito che fosse accaduto qualcosa di molto grave e appunto poi per questo abbiamo deciso direttamente di spostarci in albergo. E poi appena aperta la televisione, insomma, abbiamo aperto pure la connessione wifi, ci sono arrivati tantissimi messaggi che ci chiedevano appunto come stavamo. A poco meno di 24 ore dall'attentato, dalla sua testimonianza traspare la paura e nello stesso tempo il sollievo per il pericolo scampato. Appena accaduto il fatto, tantissime macchine di polizia si sono spostate su quella zona, che praticamente si trova quasi a 800 metri dal nostro albergo, sulla stessa strada. E anche stamattina siamo scesi prima per dare un'occhiata, c'è tantissima polizia nella città, anche se molte persone in meno rispetto a quelle che di solito frequentano questa strada. I mercatini erano praticamente stracolmi di gente, di famiglie, di bambini, perché poi è una zona lì vicino alla chiesa, c'è un centro commerciale. Ci sono appunto i mercatini e poi c'è questa strada enorme che è piena di negozi e di attività che proprio in questo periodo sono stracolme di clienti. Vacanze finite per i tre cosentini che non vedono l'ora di prendere il primo volo per l'Italia per riabbracciare i loro cari. Torniamo domani mattina alle 6, prendiamo l'aereo dall'aeroporto e torniamo in Italia. Un 28enne ha perso la vita ieri sera in un incidente a Catanzaro, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito oggi. L'autopsia, sentiamo Rosalba Baldino.
I lampeggianti dei soccorsi e delle forze dell'ordine squarciano il buio della sera su viale Magna Grecia a Catanzaro, dove ieri sera ha perso la vita un 28enne. Si chiamava Gianluca Cardone, stava percorrendo a piedi il viale, è stato investito da una panda. Non è chiara la dinamica dell'incidente, su cui stanno lavorando i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno interrogato il conducente dell'auto. Quest'ultimo è sotto shock. Disposta per oggi l'autopsia sulla vittima. Gianluca Cardone viveva a Catanzaro Lido, probabilmente stava tornando a casa quando è stato travolto e ucciso. Un attimo, solo un attimo, per stroncare la giovane vita e cambiarne per sempre la traiettoria di chi lo ha travolto. Due destini che si sono incrociati, avvolti dalle tenebre nella notte più fredda della loro esistenza. Nella settimana che precede il Natale, sul lungo tratto di strada senza le luci della festa si è consumato l'incidente. L'allarme, le ambulanze del 118, le gazzelle dei militari, il frastuono e il silenzio cupo della morte. Le verifiche accerteranno la dinamica e le responsabilità per la nuova tragedia sul viale che ha sconvolto la città capoluogo. Protesta dei cittadini di Nicotera nel Vibonese. Da mesi lottano contro l'acqua sporca che esce dai rubinetti delle abitazioni. Ora basta, dicono, e chiedono l'intervento delle istituzioni. Dai rubinetti di Nicotera l'acqua continua a sgorgare di colore marrone. La presenza di manganese ne vieta il consumo fin dal 2014. Una vicenda esasperante al punto da convincere i cittadini aderenti al comitato 14 luglio a tornare in piazza Vibo Valentia per fare nuovamente sentire la propria voce contro i vertici della Sorical, responsabili a loro dire della cattiva gestione del servizio, e contro l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Un corteo di circa un centinaio di nicoteresi ha quindi attraversato le vie del capoluogo, sostando prima davanti agli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria e poi al suono di tamburi e fischietti di fronte alla prefettura. I manifestanti hanno reclamato l'uscita dal sistema di approvvigionamento idrico gestito dalla società regionale e la riattivazione dei pozzi. Ciò alla base delle analisi svolte in autotutela dal comune di Nicotera, che hanno evidenziato, oltre alla presenza del manganese, anche quella di coliformi fecali, batteri patogeni e piombo. Cosa state protestando? Protestiamo per l'acqua sporca e per il mare. Questa è una vecchia protesta che state facendo. Sì, 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 e continuiamo ancora. Volanco d'acqua, questa è l'acqua di stamattina, amico della marina. Giudicate voi. Guardate cosa diamo da bere ai nostri bambini, con che acqua cuciniamo. E gli altri stanno fermi, si accontentano di andare a comprare l'acqua invece di fare un casino, di fare qualcosa. Si accontentano di questo. Però invece di stare seduti al tavolino, di fare qualcosa, che i miei figli, io e me è morta una sorella di tumore, per quest'acqua, per questo schifo che c'è. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della sua compagna e convivente, un 63enne è stato arrestato a Lattarico, nel Cosentino, dai carabinieri. I militari sono intervenuti nel corso dell'ennesima lite, al culmine di una serie di episodi vessatori subiti dalla vittima nel tempo, acuitisi negli ultimi mesi e nel contesto di una relazione divenuta sempre più tormentata. Al termine del rito direttissimo celebratosi al Tribunale di Cosenza, l'uomo è stato rimesso in libertà con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. I carabinieri della compagnia di Roccella Ionica hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione Giovanni Panaia, 41enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo è stato sorpreso per la seconda volta in pochi giorni fuori dalla sua abitazione, in giro per le vie del centro abitato. L'arrestato è stato accompagnato nuovamente a casa e sottoposto ancora agli arresti domiciliari. Sit-in di protesta davanti alla sede IMSS nel centro storico di Rossano contro la chiusura del centro medico legale dell'ente. La manifestazione organizzata da Mario Smurra è mirata a sensibilizzare le istituzioni per evitare la chiusura del centro medico legale, che comporterebbe il doversi recare a Cosenza per le visite mediche di invalidità e per tutti gli accertamenti sanitari di competenza.
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione nell'elenco delle indicazioni geografiche protette, IGP, dell'olio di Calabria, l'extravergine d'oliva ottenuto da olive coltivate nella regione Calabria nel sud Italia negli ultimi anni, ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Con l'olio di Calabria IGP salgono a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati dall'Unione Europea. La Procura di Cosenza ha iscritto nel registro degli indagati 142 persone per la vicenda riguardante le assunzioni dei precari all'ASP di Cosenza in concomitanza con le elezioni regionali del 2014. Tra gli indagati ci sono quasi tutti gli assunti accusati di aver dichiarato il falso, alcuni dirigenti e funzionari della regione e dell'azienda sanitaria. Ancora una notizia di cronaca che arriva da Catanzaro, si nascondeva dietro il falso nome di Van Basten, celebre attaccante degli anni 80-90, per contattare su Facebook giovani ragazze. Dopo i primi contatti, vaghe e velate allusioni di tipo sessuale e quindi l'invito a passare su Messenger per inviare e proporre lo scambio alle ignare vittime di foto senza veli e di video osceni. Protagonista un cinquantenne che è stato denunciato dagli agenti del commissariato della polizia di Catanzaro Lido per adescamento di minori. A Corigliano adesso, a Corigliano davvero non c'è tregua, continuano gli atti vandalici in Corso Garibaldi, ancora cassonetti, questa volta nuovi, sostituiti da pochissimo, sono stati dati alle fiamme, ridotti ad un ammasso di plastica maleodorante in forme, mista a rifiuti di ogni genere, lo vediamo nelle foto. Ferma la condanna dell'assessore comunale Marisa Chiurco, il danno che si provoca, sottolinea l'assessore, continua a compromettere l'immagine della città, facendola risultare come abitata da gente che non ama il posto in cui vive. L'appello era e resta quello ad avere una maggiore cura e sensibilità verso l'ambiente che ci circonda, impegniamoci tutti a destinare, conclude, alle strade e ai vicoli della nostra città le stesse attenzioni e cure che riserviamo alle nostre case. La Calabria apre una nuova stagione nella gestione di due ambiti problematici e fondamentali, i rifiuti e i trasporti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza i due piani. Sentiamo Marisa Fallico. Da decenni la gestione dei rifiuti e il caos nei trasporti sono stati non solo emergenze, ma anche l'emblema di una Calabria incapace di dare risposte e di organizzare due ambiti fondamentali. Oggi, in prossimità del Natale, il Consiglio regionale regala ai calabresi due provvedimenti, approvati a maggioranza, che ribaltano la situazione, o almeno dovrebbero. Il piano trasporti e il piano rifiuti, collegato a quello sull'amianto. E il governatore Oliverio rivendica con orgoglio nell'aula di Palazzo Campanella il merito di essere riusciti laddove nessun altro era riuscito. Partiamo dal piano rifiuti, una legge che mette a regime un sistema fin qui rabberciato, puntellato da interventi tampone e deroghe, con molte contraddizioni. Chiusura e riapertura delle discariche, milioni e milioni di euro spesi ogni anno per mandare i rifiuti in altre regioni e all'estero, decenni di commissariamento che, nonostante la guida di alti graduati delle forze dell'ordine, si è rivelato un vero fallimento. Ora c'è una visione organica e degli obiettivi precisi. Raggiungimento del 45% della raccolta differenziata entro il 2018 e del 65% entro il 2020. Creazione degli ecodistretti e discariche zero. Un punto questo che ha visto la forte critica del consigliere regionale del PD Guccione, che si è astenuto definendo il piano lacunoso, denso di bugie, aria fritta. Il tempo dirà chi ha ragione. Altro risultato portato a casa dall'esecutivo Oliverio, il piano trasporti diventato legge dopo ben tre passaggi in consiglio, preceduti dal coinvolgimento dei 409 comuni, l'impegno di 50 tecnici del dipartimento e 7.500 pagine aperte sul sito web della regione. Varate misure per migliorare e rendere ottimale e innovativo il servizio del trasporto pubblico, nuovo accordo con Trenitalia, interventi su Gioia Tauro per il gateway e il bacino di carenaggio. Progetto di controllo telematico dello stretto con relativo monitoraggio ancora in via di definizione, con cui la regione accederà a risorse di solita d'appannaggio delle zone più avanzate d'Italia ed Europa.
Approvati anche l'emendamento che prevede la realizzazione dell'aeroporto della Sibaritide e qui si astiene Flora Sculco, consigliere regionale di Crotone, che ha parlato di campanilismi, e quello dell'ammodernamento delle tratte della Salerno-Reggio Calabria, Murano, Frascinetto, Sibari. Ora, l'importante è la piena, concreta attuazione dei due piani, solo così potremo dire che in Calabria il cambiamento è possibile. 34 esuberi su 65, la vicenda della Italcementi di Castrovillari si trasforma nell'ennesima perdita di posti di lavoro. La regione convoca un tavolo con l'azienda tedesca che ha deciso di dimezzare la forza lavoro attiva nell'impianto, ma non sembrano esserci spiragli per i tanti padri di famiglia. Sentiamo. Le proteste, i timori, poi la fumata bianca e la calma apparente durata fino ad oggi. L'Italcementi di Castrovillari ha tirato avanti per qualche anno e 65 dipendenti hanno continuato a prestare servizio nell'impianto che garantiva loro un lavoro e una relativa tranquillità. Relativa, appunto, perché quando scoppiò e rientrò il caso, a molti apparve chiaro che si trattava della classica soluzione tampone e che prima o poi la crisi sarebbe riemersa, così come è avvenuto in altre aree, come a Vibo ad esempio, con conseguenze catastrofiche sul piano occupazionale. E così è stato, la Heidelberg Cement, puntuale come un orologio, non svizzero in questo caso ma tedesco, ha comunicato che l'impianto di Castrovillari sarà solo un centro di macinazione e a finire macinati per primi nell'operazione saranno 34 lavoratori, più del 50% di quelli attualmente in servizio. I 34 dovranno decidere se aderire al piano sociale delle fabbriche ed essere accompagnati ad un'uscita incentivata, tenendo anche conto che a settembre scadrà la copertura degli ammortizzatori sociali e a giugno 2017 cesserà il loro rapporto di lavoro. Un destino che al momento sembra segnato, nonostante sul tema sia stato convocato un tavolo regionale e che siano state avanzate proposte all'azienda. Una storia già vissuta decine di volte in Italia e in Calabria. La regione pensa di chiedere il prolungamento della cassa integrazione e al riutilizzo della forza lavoro in altri progetti che verranno. Intanto, per l'attuale esperienza lavorativa dei 34 lavoratori, sta calando il sipario. 10 milioni di euro per l'assistenza alle persone svantaggiate, le somme impegnate dal Comune di Cosenza per il welfare, pone la città al pari dell'Emilia-Romagna per le politiche sociali. Uno dei punti di forza dell'amministrazione comunale di Cosenza è sicuramente l'attenzione verso le politiche sociali e il welfare di tipo distributivo e creativo. Il bilancio comunale infatti impegna ogni anno circa 10 milioni di euro per l'assistenza alle persone svantaggiate, un dato importante che pone Cosenza al pari dell'Emilia-Romagna per le politiche del welfare. Una somma che però non è sufficiente a contrastare il disagio e la povertà, e allora l'amministrazione comunale ha deciso di finalizzare parte dei fondi strutturali del POR 2014-2020 per progetti di inclusione sociale. Nel nuovo anno avremo a disposizione somme per fare delle azioni incisive che avranno come obiettivo non tanto l'assistenza ma quando voglio dire l'inclusione sociale, quindi ci saranno persone che saranno accompagnate al lavoro con attività formativa all'interno delle imprese, ci saranno un centinaio di famiglie che saranno assistite attraverso educatori e anche attraverso degli assistenti sociali e che poi avranno diritto ad un contributo mensile pure erogato al Ministero del Lavoro. Ci saranno azioni, diciamo, complessive, anche quelle relative ai fondi dell'agenda urbana, che saranno mirate a contrastare la povertà e soprattutto a migliorare le condizioni delle persone. Fra l'altro abbiamo anche l'idea di affidare più servizi alle cooperative sociali perché questi possono aumentare le ore di lavoro e quindi migliorare, diciamo, il salario, togliere, insomma, queste persone dallo stato di precarietà in cui sono e avere, diciamo, una prospettiva migliore per loro e le loro famiglie. Il 2017 dunque sarà un vero e proprio anno di svolta. Il sindaco Mario Chiuto, infatti, con una drastica inversione di tendenza rispetto al passato, ha ritenuto di rendere ad ingresso libero il concerto di apertura del nuovo anno nel Teatro Rendano, destinando parte dei posti disponibili alle persone che appartengono all'area del disagio e che versano in situazioni di difficoltà. Il vescovo di Cosenza ha incontrato i giornalisti del Circolo della Stampa. Vediamo.
l'importanza dei mass media e il delicato ruolo del giornalista, l'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Francesco Nolè, ha incontrato i componenti del direttivo del Circolo della Stampa Maria Rosaria Sessa per lo scambio di auguri natalizi di fine anno e ha posto l'attenzione sulla grande responsabilità che hanno gli operatori della stampa per l'influenza che ha sull'uomo. L'attività del giornalista, ha detto Monsignor Nolè, facendo riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato anche da conflitti e martiri, dovrebbe essere improntata alla ricerca e alla diffusione della verità. I giornalisti cosentini, guidati dal presidente del circolo, Franco Rosito, hanno sottolineato l'importanza del rapporto con le istituzioni civili e religiose e hanno fatto dono all'arcivescovo del Gagliardetto del circolo e di un volume su San Francesco d'Assisi, scritto da Chiara Frugoni, tra i principali storici della figura del santo patrono d'Italia. Conclusa con la cerimonia di premiazione della sala consiliare del Comune di Trenta, la nona edizione del Premio Letterario Artistico Internazionale Antonio Proviero, una serata dalle forti emozioni. Sentiamo. E Patrizia Nicotera, psichiatra forense, la vincitrice della nona edizione del premio Antonio Proviero, nel suo libro Chi sono gli angeli? Storie vere ed episodi di violenza. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi in una gremita sala consiliare del Comune di Trenta. L'autrice ha ricordato un altro scopo del libro, quello cioè di portare avanti una petizione per l'alfabetizzazione emotiva intestata ad un bambino di 11 anni di Rovito, Carmine De Santis, ucciso dalla mamma, petizione alla quale ha aderito l'amministrazione comunale di Trenta e la giuria del premio Proviero, presente anche il papà del piccolo Carmine. Una serata intensa ed emozionante, allietata dalla musica di due giovani talenti del territorio, Francesca Paola Sirianni e Fabrizio Morrone. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ai vincitori delle quattro sezioni in gara: Marco Chiarugi per la poesia inedita, Vito Scrivano per la poesia inedita in vernacolo, Alessandra Vicari per la sezione dedicata alla narrativa inedita in lingua italiana, speciale scuole. È aumentata la partecipazione soprattutto della produzione edita e devo dire che la qualità è stata alta. Quest'anno consegnati 5 premi speciali a personalità che si sono affermate in diversi campi rispecchiando la poliedricità del sacerdote scienziato al quale è stato dedicato il premio. Riconoscimenti al presepe vivente di Cribari, giunto alla 20ª edizione, ad Arturo Mariani, calciatore della nazionale italiana mutilati, che nel suo libro Nati Così racconta come vivere e giocare con una gamba sola, a Don Emilio Salatino, che è autore del libro San Francesco di Paola, fuoco vivo nei casali del Manco di Cosenza, a Franco e Matilde Lanzino per aver trasformato il dolore in coraggio, a Michele Di Dio, medico chirurgo e urologo, e all'associazione Liberamente, nella persona del presidente Francesco Cosentini, al direttore del carcere di Paola, dottoressa Caterina Rotta, alle volontarie del centro Pier Giorgio Frassati di Paola per aver realizzato Liberi di Leggere, il corso di scrittura creativa in carcere. Premiato pure con degli attestati i detenuti del carcere di Paola, i quali alla fine mi hanno fatto portavoce di una cosa bellissima, dice: non vi dimenticate voi istituzione, non vi dimenticate di noi. Puntiamo soprattutto ad una letteratura diversa dal solito, tant'è che anche fra i premi speciali ci sono libri che parlano soprattutto di storie vere, vissute, soprattutto molto crude. Adesso la nostra rubrica Suoni, colori e voci. L'acqua che scorre dai monti con il suo scrosciare e la musica della vita, l'essenza dell'esistenza che è possibile cogliere nei particolari del presepe artistico allestito a Pietrafitta nello storico convento di Sant'Antonio, una lunga tradizione nel piccolo centro del Cosentino dove gli amici del presepe per la 18ª edizione, quella del Natale 2016, hanno voluto condividere lo smarrimento e il dolore di Amatrice e dei paesi del centro Italia colpiti dal terremoto. Non ci sono le case ordinate del villaggio in questa rappresentazione della natività, ma il paese è fantasma, distrutto dal sisma. Ci sono i cumuli di pietre a narrare le storie di chi vivrà le feste senza un tetto. C'è la grotta in cui Maria e Giuseppe trovano riparo ed hanno paura. In fondo anche Gesù bambino non aveva casa. La paglia su cui il piccolo sarà adagiato, la mangiatoia da cui si irradierà la luce nel mondo.
mondo. Il presepe di Pietrafitta, simbolo della difficoltà e della rinascita, del coraggio della speranza, quale messaggio del Natale. Il fuoco vivo, capace di scuotere le coscienze, ricostruire i luoghi, ridare dignità alle persone. Presepe artistico con un'anima su cui soffermarsi e che invita alla riflessione. Per i visitatori anche l'opportunità di una bella mostra dell'artista Benito Caruso. Il presepe artistico resterà aperto fino all'8 gennaio. Le donne, da sempre flessibili e caparbie, sono riuscite a ritagliarsi ruoli di spicco nel mondo del lavoro e nei settori più svariati, dal turismo alla cultura, intraprendendo carriere brillanti. Di donne e lavoro, del rapporto tra quote rosa e mercato, in Italia, in Calabria e nella città di Cosenza, si è discusso a Villa Rendano, nel primo meeting organizzato dall'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro. La donna forse non è cambiata molto, è cambiata finalmente la società che ha riconosciuto il ruolo effettivo della donna nel mondo del lavoro, perché comunque le donne hanno sempre lavorato. Purtroppo inizialmente era un po' più difficile, e ancora adesso, anche mantenere il posto di lavoro. Il 70% della cura delle famiglie è a carico delle donne, quindi la difficoltà nel poterlo mantenere e nel poter iniziare una nuova attività. Finalmente adesso le cose cambiano, abbiamo la possibilità di lavorare tramite lo smart working, che è il lavoro agile, quindi una maggiore flessibilità che permette alle donne di conciliare bene quelle che sono le esigenze della famiglia e le esigenze del lavoro. Quindi è cambiato un pochino l'approccio da parte dei datori di lavoro nei confronti delle donne, che non sono più viste come un peso, perché magari poi potrebbero diventare future mamme, quindi la difficoltà di una maternità. La possibilità che queste abbiano poi di poter svolgere comunque l'attività di lavoro anche presso le proprie abitazioni permette comunque alla donna di avere quel riconoscimento minimo, perché ancora ci stanno da fare purtroppo. Siamo allo sport calcio, parliamo di Serie D. Per trovare una squadra calabrese vincente nel weekend appena trascorso bisogna scendere fino alla Serie D, un fine settimana deludente in cui ha sorriso solo il Castrovillari di Franco Viola. Il mercato ha dato una mano ai rossoneri, che si sono tolti una grande soddisfazione vincendo a mani basse il derby sul campo della Palmese. Giornata storta ai neroverdi o forte segnale di riscossa ai lupi del Pollino, che puntano a recuperare il gap che li divide dalla zona salvezza. Dal Torrione ha chiesto scusa ai tifosi, la società ha tranquillizzato l'ambiente sulle intenzioni di continuare il percorso senza scossoni, del resto alla ripresa ci sarà il confronto con una big come la Cavese. E tra le big c'è anche il Rende, che avrebbe potuto chiudere in bellezza il 2016 battendo il Gragnano, ma il pareggio venuto fuori dalla sfida a Lorenzon è un promemoria per i biancorossi sulle insidie di un campionato equilibrato come non mai, che può regalarti gioie e delusioni inattese. L'approccio alla gara non è stato dei migliori e il vantaggio siglato da Martone ha rischiato di deprimere l'11 di Trocini, che invece ha interpretato molto meglio la ripresa e, spinto dalla Verdi Francesco Modesto, ha raggiunto il pari con Ferreira e sfiorato in più occasioni il sorpasso. Avevamo molta paura prima di questa partita che l'approccio potesse non essere perfetto. Difatti abbiamo fatto tante riunioni e parlato proprio tanto di questo, perché l'ultima partita, generalmente quella prima delle feste, è sempre un po' un punto interrogativo da questo punto di vista. E in effetti una serie di cose, come l'approccio non eccezionale da parte della squadra e anche l'avversario, che ci pressava molto alti e non ci faceva giocare, ci hanno messo in difficoltà. Ed è un peccato, ho detto ai ragazzi, che abbiamo regalato un tempo, perché il primo tempo non abbiamo giocato proprio. Chiudono con una sconfitta Roccella e Stersale, e se per il Roccella si tratta di un brusco stop che non pregiudica il cammino della formazione di Raso, per il Stersale si tratta dell'ennesima sconfitta in un campionato che ha assunto i contorni di una lenta agonia. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.